No, io cercherò di dare meno numeri possibili perché in parte anche il dottor Laporta ha fatto un focus sulla regione Campania. Colgo l'occasione per portare i saluti della dottoressa Vito, che è il direttore tecnico di ARPA Campania, che per il solito problema sulla terra dei fuochi oggi era impegnato in un'altra riunione. E, io cercherò di rispondere però ad una domanda che spesso ci viene fatta, cioè se la regione Campania è uscita dall'emergenza rifiuti, anche se formalmente è terminata nel 2010, e se è uscita, se la risposta è sì, se è uscita in maniera definitiva e permanente. Non vi darò la risposta, un po' per creare un po' di suspense, ma anche per cercare di richiamare un po' più di attenzione. Comunque vi darò degli elementi per trovare poi ognuno la propria risposta. E, anche noi, come diciamo, il resto d'Italia, abbiamo avuto una flessione nella produzione dei rifiuti urbani. Normalmente siamo intorno a 2 milioni e 7 milioni di 2,7 milioni di tonnellate annue, siamo scesi a 2,6, in parte ovviamente dovuta alla congiuntura economica, probabilmente anche però effettivamente ci può essere stata una riduzione della produzione di rifiuti per il comportamento un po' più virtuosi della popolazione. Noi ci aspettiamo un'ulteriore riduzione di questa quantità di rifiuti se, diciamo, se entrano in azione queste 14 azioni previste dal piano regionale di rifiuti che la Campania ha adottato e approvato nel settembre del 2013. Ora, qui vediamo invece i livelli di raccolta differenziata raggiunti in Regione Campania. Come diceva il dottor Laporte, abbiamo avuto un aumento, soprattutto un aumento un po' più sostanzioso, diciamo, nella provincia di Napoli e di Caserta, che chiaramente è un po' arretrate, diciamo. Però già in altre tre province, Benevento, Avellino e Salerno, c'erano già dei buoni livelli di raccolta differenziata. Oggi superano il 50%, arrivano anche al 60%. Questo era relativo al dato del 2000, fino al 2012. Nel 2013 abbiamo una copertura parziale dei dati, però il dato è ancora più confortante perché anche la provincia di Napoli e Caserta stanno aumentando progressivamente i loro livelli di raccolta differenziata. Stiamo superando abbondantemente il 30%. In queste due slide noi vediamo un po' come sono ripartite le produzioni di rifiuti in Campania. Per chi non sa come è conformata la Regione Campania, la maggior parte della popolazione è concentrata lungo le coste. Quindi nella slide di sinistra vedete che praticamente la maggior parte dei rifiuti si ha proprio in queste zone, diciamo, costiere e anche lungo gli assi viari, quindi probabilmente è dovuto anche a condizioni poi socio-economiche. Nella slide di sinistra invece vediamo la produzione pro capite di rifiuti che diciamo, aumenta proprio in quelle zone dove c'è anche una maggiore concentrazione di rifiuti e quindi, di popolazione. Quindi questo è dovuto al fatto che probabilmente nelle zone più interne, che sono più rurali, molta parte dei rifiuti, soprattutto la parte organica, viene destinata magari all'autocompostaggio e quindi si ha una minore produzione. Qui abbiamo invece la percentuale di raccolta differenziata. Le aree verdi sono le aree dove si è maggiore raccolta differenziata e come vedete proprio diciamo, nelle zone più interne della Campania c'è una maggiore percentuale di raccolta differenziata rispetto a quelle costiere. Salto alcune slide perché vado veloce. Un dato interessante è proprio questo riportato in questa slide, cioè noi abbiamo complessivamente quindi una quantità di rifiuti urbani prodotti di 2,7 milioni di tonnellate all'anno e stimate di circa 6 milioni di rifiuti speciali. In effetti dobbiamo dire che la regione Campania è ancora oggi forse l'unica regione in Italia che non ha ancora una discarica per rifiuti speciali, quindi la maggior parte, cioè, di questi rifiuti vanno o a impianti di trattamento in Regione Campania, però poi alla fine vengono destinati fuori Regione. Mentre per quanto riguarda i rifiuti urbani abbiamo una situazione un po' più, diciamo, tranquilla, nel senso che questa slide ci permette di capire un po' e di rispondere a quelle due domande che facevo prima. Vediamo un po' l'evoluzione della quantità e delle forme di gestione di rifiuti negli ultimi 10 anni. Siamo partiti dalla situazione in cui praticamente la maggior parte dei rifiuti veniva destinata a smaltimento in discariche campane, questa zona rossa,
mentre la percentuale di raccolta differenziata era veramente minima, parliamo del 2003. Oggi la percentuale di raccolta differenziata supera il 40% e quest'area verde ci dice invece che nel 2009 è iniziata, diciamo, l'attività di incenerimento di rifiuti che avvengono in un unico impianto sostanzialmente che abbiamo in Regione Campania, che è l'impianto di Acerra. Però nel 2002, a fronte di una bassa percentuale di raccolta differenziale e una grande quantità di rifiuti urbani che venivano destinati alle discariche campane, avevamo anche una certa quantità di rifiuti, questa zona celeste, che veniva destinata fuori regione. A distanza di 10 anni, la raccolta differenziata, dicevo, è aumentata. È aumentata la quantità di rifiuti destinati all'incenerimento, parliamo di circa 600.000 tonnellate l'anno. Chiedo scusa, è uscita fuori la. Vediamo un attimo. Sì. Sì, no, quella precedente. Però, dicevo, la quantità di rifiuti destinati fuori regione, pur avendo avuto una flessione, rappresenta ancora una parte consistente di una modalità di gestione dei rifiuti in Campania. Quindi diciamo che l'incenerimento dei rifiuti è andato a incidere soprattutto sulla quantità di rifiuti che vengono smaltiti in Regione Campania nelle nostre discariche. E quindi abbiamo il problema di dover fronteggiare una situazione in cui le nostre discariche si stanno esaurendo. In questa slide vedete qui alla fine che delle 4 discariche che furono aperte nel 2009 in virtù di quella emergenza, solamente due, anzi una possiamo dire aperta perché le altre 3 si sono esaurite o si stanno esaurendo. Quindi, siamo un po' agli sgoccioli, nel senso che se non si trovano altre discariche e se non aumenta la percentuale di raccolta differenziata in maniera ancora più accentuata, probabilmente potremmo entrare in una situazione di crisi che riguarda, dicevo, i rifiuti urbani perché abbiamo già delle discariche. Per i rifiuti speciali è un problema un po' più cronico perché c'è l'assenza di discariche di rifiuti speciali. Per quanto riguarda invece la situazione impiantistica, diciamo, gli impianti ci sono, abbiamo circa 700 impianti che sono distribuiti nelle 2 province di Napoli e Caserta, dove c'è anche la maggiore, abbiamo detto, concentrazione anche di popolazione. Però sono impianti che poi, se andiamo a vedere le operazioni che fanno, sono autorizzate per molte operazioni, però fanno sostanzialmente poi molto spesso stoccaggio. E quindi anche questa è una forma di gestione che poi porta questi rifiuti fuori regione. Mi interessava il dato poi che diceva prima il dottor Laporta, che la Regione Campania, pur avendo un solo inceneritore, alla fine è tra le prime 3-4 regioni a bruciare rifiuti. Questo perché? Perché abbiamo un impianto che brucia più di 600.000 tonnellate, che è uno dei più grandi in Europa. Questa è un po' la distribuzione dei rifiuti, degli impianti che gestiscono i rifiuti pericolosi e non pericolosi in Regione Campania. Un ultimo dato, prima di concludere, riguarda un po' la terra dei fuochi, perché ci vengono fatte sempre delle domande. Comunico però, sarà poi dato ufficialmente nella prossima settimana, che noi stiamo per concludere come agenzia i campionamenti dei 51 siti che erano previsti nei primi 90 giorni, dei cosiddetti rischio 5, 4 e 3. Sono in corso di elaborazione i dati analitici e quindi la settimana prossima, se il tempo lo permette, per la metà settimana avremo concluso questi 51 siti e poi saranno divulgati anche i risultati. Ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, credo che siano state viste sia nella penultima e nell'ultima presentazione alcune trasparenti estremamente interessanti. Oltre a dire che appunto sulla Terra dei Fuochi l'attività analitica vede coinvolto il sistema complessivamente, nel senso ci siamo distribuiti lo sforzo tra le agenzie ISPRA a fianco all'Agenzia della Regione Campania, e credo che questo sia un altro esempio di efficacia ed efficienza del sistema stesso per rispondere ai tempi strettissimi dati dal decreto, di fatto. Devo dire che la cosa mi fa sempre male, mi piace moltissimo di quel diagramma, sostanzialmente la parte della raccolta differenziata, no? Che si vede, la cosa mi fa sempre male in questi diagrammi è la parte blu in fondo. Perché la parte blu in fondo ha una doppia faccia, cioè quella della solidarietà nell'accoglienza da parte di altre regioni, ma è anche un indice fondamentalmente di non autoresponsabilizzazione rispetto ai processi locali. Il secondo elemento che voglio stressare, proprio sull'ultimo, ma compariva anche in maniera non così esplicita, è il rapporto tra i rifiuti pericolosi e i rifiuti urbani.
continuo a dire che è lo stesso esempio che si ha sul consumo della risorsa idrica. Si parla di idropotabile quando l'idropotabile incide assieme all'industriale in modo diciamo significativo per come servizio pubblico locale, ma in modo nettamente inferiore a quanto è sostanzialmente l'uso irriguo e o diciamo connesso uso della risorsa idrica. Io credo che molte volte dobbiamo tenere sempre, anche quando parliamo, la visione complessiva della gestione dei cicli. Credo che queste ultime due presentazioni proprio abbiano messo, come la prima, abbia fatto vedere l'avvicinamento tra monitoraggio e reporting. Queste due hanno rappresentato molto bene quelli che sono i progressi, le eccellenze, le difficoltà, ma anche i punti ancora da affrontare. Bene.